Oi, buongiorno! Sabato mattina, perché noi adesso fissi sabato mattina con la mia regia Anna, che dopo la fine ci facciamo vedere insieme tutti e Va due. bene. Ok, allora, questo è un video quasi esclusivamente promozionale. Primo, parliamo della boia, che in realtà la boia piccola, nella finitura natura, come già sapete, è un grosso problema, ma grosso. Però è una bella soddisfazione nella sabbiatura e nella rusticatura, che sono veramente molto molto belle. Adesso non so se riuscite a vedere, si vede Anna? È veramente un pezzo molto carino, molto 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 carino. E adesso, siccome tutti vogliono la finitura natura, il sabbiato rusticato, qua ce n'è parecchio, però c'è, e io sono contento, mi dà piacere, perché solo guardarle è una grande soddisfazione, ma veramente una grande soddisfazione. Beh, chiaro, poi dopo queste le avete già viste, la boia grande, la boia regolare, c'ho dei pezzi con delle venature che sono fantastici. Ma perché questo video? Siccome ho sentore che molto probabilmente questa settimana mi andrò ad operare, e allora ho detto, e siccome ho corso fino ad oggi, ecco perché sono stato molto spesso assente, ho corso fino ad oggi perché sono scemo. Perché scemo? Perché pensa, uno dice, porca miseria, se adesso mi chiamano in ospedale io non sono più in grado di far niente, cioè quasi quasi finita l'operazione, ancora con l'anestesia verrei qui a lavorare, perché pensi che rimane tutto sospeso. E allora abbiamo corso, ma corso tanto tanto tanto, nonostante poi che con qualche cosa, specialmente le boia piccole, siamo un po' in ritardo, e anche con le scooter siamo un po' in ritardo, ma adesso i ragazzi potranno continuare. Io, se mi devo assentare, non lo so se sarà veramente questa settimana, quei 3-4 giorni. Intanto però tutto è stato fatto. Perché tutto è stato fatto? Perché tutte le spedizioni estere sono partite. Di che soprattutto? Perché all'estero la grande vendita è la nostra collezione classica. E come voi sapete, come già sempre ho preannunciato e ho sempre detto, la collezione classica, che è la semi artigianale, è sempre, come posso dire, nei miei cassetti. Perché? Perché dobbiamo spedire X pippe, ne facciamo X più 20, più 15, più 10, e le teniamo per noi. Le teniamo per noi perché la classica è una pipa sicuramente carina, secondo me, sicuramente buona da fumarsi, e quello che è ancora più importante, per chi vuole accostarsi la pipa, per chi vuole avere, oltre alla collezione che ha, delle pipe gradevoli, piacevoli, per farsi una bella fumata senza essersi svenato, ci sono le collezioni classiche. Quest'anno però, devo dire la verità, mi sa che è esagerato. Mi sa che è esagerato, perché le collezioni sono cominciate a diventare tante, non sono poche. E praticamente, Anna, puoi fare anche la panoramica sui cassetti. Puoi fare la panoramica, e siccome le collezioni sono tante, e 15, 10, 20 pezzi per ogni modello e ogni finitura, alla fine fa una cifra. E tra l'altro vi voglio far vedere una collezione nuova che abbiamo fatto, o meglio, veramente l'avevo già presentata tempo fa, che sarebbe la pettinata. Secondo me è molto carina. Sono 8 modelli. Sono 8 modelli, ogni modello ha la stessa decorazione ma con colorazione diversa, e anche la pipa ha una colorazione diversa. Per esempio, come vedete qui, questo è marrone, la rannellina è nera, questa è rossa, la rannellina è rossa. Penso che siano carine, non lo so, e sono diverse perché i modelli sono 8, anche molto classici, un po' particolari, nel senso che anche l'attaccatura del cannello è diversa con il bocchino dalla normale. E a questo punto, Anna, facci quasi fare in maniera di farle vedere quante sono.
sono anche questa carina, verde. E perché le voglio presentare tutte, le presento tutte? Perché finito questo video studierò un'offerta interessante, perché così sono certo che sarete contenti di avere un pezzo di pipa, un pezzo in bocca gradevole, è carino. Anche questo verde, guarda lì. Questo è Dublino, questa è una Billiard classica. Sono molto sobrie e io credo che vi stupirete quando vedrete gli sconti che vi posso fare, che vi voglio fare, no? Che vi posso, che vi voglio fare, perché ti ho detto, questa non avrei problemi a ripresentarle di nuovo all'estero ad altri clienti, ma come al solito io dico sempre, poiché l'Italia per me è sempre stata un onore essere presente, sono contento che ci siano delle belle pipe buone, garantite vita a un ottimo prezzo. Facciamo vedere un pochino sto punto, dai. Ciocco, via, vediamo un attimo come siamo. Questa no. Queste volte, ecco. Ciocco classica, tre finiture. Sabbiata, liscia, poche sono lisce. E rusticata. Ciocco Rhodesian, sabbiata, rusticata, liscia. Ciocco Billiard, tra virgolette, questa è molto carina, questa è proprio carina. È un bel pezzo. Stessa cosa, sabbiata, rusticata, liscia. Eleganza, non sono molte. Pochissime. Collezione bella, bella, che a me mi è piaciuta, l'ho chiamata bella. Lo sapete perché? Perché guardarla è proprio bella. Poi con qualche modello che è mastro, questo è proprio una valina. Bellina. Mi dici di andare piano, ma se vai su e giù così. Ma cosa ti frega tu? Tanto, guarda che bel modellino anche questo che è. Sei carino. Ha voglia di dire, ragazzi. E lo so, adesso dopo questo video, sai quante me ne diranno, Anna? Me ne Tanto te ne diranno. dicono lo stesso. Ma, vabbè, è vero, tanto me ne direbbero lo stesso. Questa è lo stesso, la Dolce Vita è una collezione fantastica, per me è molto bella. Anche qui, liscio, rosso, rusticato e l'ovale. Vi ricordate, questa fu l'errata, che in questo caso non è errata. Però questa volta non ci sarà la promozione di un'errata, ma ci sarà la promozione di un giusto valore, un ottimo prezzo. Anche questa, guarda, guarda se carina, non è grossa, una fumatina bellina, molto bilanciata, anche in questo caso rustica e liscio qui non c'è, perché il liscio non siamo riusciti neanche a tirar fuori quello che serviva per i clienti esteri, però io sono convinto che anche queste finiture sono carine. Questo è un altro bel pezzo. Queste cose qui le abbiamo fatte tutte noi, eh? Le abbiamo create tutte noi, come design, gli accostamenti, secondo me. Un'altra bella linea che ha un grande successo, sono molto molto felice, è la Cinque Terre. Anche in questo caso diversi modelli con diverse finiture, liscio, sabbiato, anche il sabbiato è molto bellino. Rusticato e ammagliante, secondo me, con questo tocco di arancio rosso. Ma si vede che io voglio bene nei miei pezzi, nelle mie pipe? Non si vede? O si vede? Anche questa carina. Ma guardate che roba. E allora, invece di tenerle qui, perché avete visto che sono tante, non sono poche, invece di tenerle qui, visto che stiamo arrivando al Natale, visto che io tra un po' mi dovrò assentare e la mia testa magari non penserà più a questo, ma ci saranno i miei ragazzi, andrei in ufficio, i ragazzi nel laboratorio. Anna,
che potranno darvi tutte le informazioni e le spiegazioni che possono servire, ancora Cinque Terre. Guarda che roba. Ma sono presuntuoso se dico che mi piacciono le mie pipe? Sono presuntuoso se dico che mi piacciono i modelli che ho creato, gli accostamenti che ho creato? Sì, sono presuntuoso. Lo so. Ma è una presunzione sana, perché presunzione è fatta d'amore. Guarda, lo stesso modello che ho fatto vedere prima, è rusticato. Gli accostamenti sono sempre quelli, eh? Perché la 5 Terre c'ha questo bocchino, c'ha questa rannellina, eccetera. E direi, io Anna direi di fare basta. Anche la biglia, guarda che roba. Liscia, sabbiata e rusticata. Sono tante perché sono molti modelli, ma per ogni modello ci potranno essere quei 10-15 pezzi, a parte le pettinate, che quella è una collezione nuova, ne avevamo fatte di più perché a me piacevano molto. Vado, faccio basta, non dico più niente. Sai cosa facciamo? Inquadra là, faccione, che non sei altro. Ma scopriti, stai nascosta, stai. Lo faccio apposta. Ma guarda che sta nascosta, sta. Sei un faccione? Sì. Fatti vedere, faccione, vieni qui vicino. Dai. Vieni qui vicino. Aspetta, ma c'è bella luce dietro. Appunto, dai, non viene bene. No? No. Un bacino, ma. E se per caso rimango sui tiferri? Ti toglieranno adesso i tiferri. Che imbecille che sei. Non è che sei proprio scema, sei, eh? Dai, non sei scema. Devo sdrammatizzare. Sì, Ah, vi faccio vedere una cosa. Alberto da piccolino. Era davvero. Con mio babbo e mia mamma. E la Vespa. Aveva una faccia da teppa già da piccolo. Eh no, perché? Sì, sì. No, non è vero niente, sono buono. Va bene ragazzi, sono contento di... Praticamente questo è un saluto, perché ripeto, sono quasi convinto che... Se non è domani, che è domenica, quindi sarà più difficile, ma sicuramente lunedì o martedì mi diranno: signor Montini, bene, venga giù che siamo pronti, le infiliamo su un tubo per il pistolotto, tiriamo via quello che dobbiamo tirare e poi lo rimandiamo a casa. E speriamo che sia così. Ragazzi, aspettate, o meglio aspettate. Ah, una cosa devo dire, che è interessante questa. Noi nel sito di Calameo, che è un sito di pubblicazioni, abbiamo le pagine Mastro del Paia, ma non sono pagine, sono veri e propri cataloghi che si sfogliano, e in molti li avete sicuramente avuti e visti, dove ci sono tutti i pezzi, i modelli e i prezzi delle pipe che abbiamo in questi cassetti. No, si aggiorna da solo perché? Perché ogni volta che io aggiorno, aggiungendo le foto, e adesso aggiungerò queste, praticamente il catalogo è pronto. Se ne vengono vendute, vengono tolte, e quindi basta solamente io che metto e tolgo le immagini nuove o vecchie. Per cui ogni volta che voi andate su Calameo, cliccate, cercate Mastro, e i cataloghi sono sempre lì, sempre aggiornati, quindi non avete più bisogno neanche di chiederceli ancora altre volte dopo averlo fatto la prima volta. Ragazzi, vi auguro, oggi è sabato mattina come sempre, vi auguro una buona domenica. Abbiamo terminato, diciamo che da oggi parte per noi, come lo possiamo chiamare, Anna, il Black Friday natalizio, mm-hmm. Facciamo così. Adesso però devo studiare che sconti dargli. Il fatto è che sono sicuro che se li studiamo insieme, io ci avrò la manica larga e te ci avrai la manica stretta. È vero o no? Ma dobbiamo, insieme troviamo il giusto equilibrio. Sì, insieme troviamo il giusto equilibrio. Vabbè. Ragazzi, vi saluto e vi auguro tutto il bene. Io sono sempre qui, a vostra disposizione. Ciao. Ciao.